Buonasera e ben trovati dalla Casa dell'Energia di Arezzo. La Fonderia delle Idee presenta Nero su Bianco. Questa sera parleremo di economia, ma anche di economia innovativa, della cosiddetta economia o industria 4.0, di rinnovabili, quindi dell'economia anche applicata al settore dell'ambiente, in tema ovviamente di virtuosità. Allora, io saluto intanto Fabio Mori, che è il direttore della Casa dell'Energia. Buonasera, e che ci Buonasera a teneva tutti. molto a questa puntata, anche perché abbiamo ospiti davvero prestigiosi, super prestigiosi questa sera, a Direi di sì. cominciare da Gianni Gori, presidente di Buonasera. Graziella Group. Buonasera. E poi Fabrizio Bernini, presidente di Zucchetti Centro Sistemi, nonché di Digital Innovation Hub Toscana, e poi rappresenta anche ovviamente Confindustria per quanto riguarda il nostro territorio. Buonasera. Buonasera. E poi Jacopo Buonasera a te. Magrini, amministratore delegato di Graziella Green Power. Buonasera. Buonasera. Allora Fabio, perché questa puntata e che cosa ti aspetti, visto che faremo varie panoramiche, no? Allora, innanzitutto questi signori sono qui oggi perché rappresentano un po' i settori cardine della città di Arezzo, o meglio, del tessuto economico e delle sue forze sicuramente. E anche perché alcuni soggetti qui presenti sono coinvolti direttamente nel progetto di Casa dell'Energia Urban Center di Arezzo e hanno partecipato insieme a me sin dall'inizio per creare questo progetto, che è un progetto ovviamente che prevede la creazione di un urban center, che è un luogo di aggregazione polivalente dedito alla cultura, nonché appunto Casa dell'Energia, che non è altro che un immobile di archeologia industriale, che era la vecchia fonderia Bastanzetti del 1889, riportato oggi alla luce con le sue nuove sembianze, con le sue nuove fattezze, dove sono state inserite delle energie rinnovabili. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che Casa dell'Energia, quando noi accendiamo la luce all'interno di questi locali, questa luce è derivata dal sole, quindi deriva da energia rinnovabile e riproducibile con basso impatto ambientale. Ecco, credo che questa sia quella fascia che dovrebbero avere un po' tutte le società al giorno d'oggi. Purtroppo l'Italia nelle politiche rinnovabili è un paese che ancora rappresenta il fanalino di coda a livello europeo. Basti pensare che la Germania, che ha un irradiamento solare ridicolo rispetto al nostro, ha un piano di rinnovabili, soprattutto sul fotovoltaico, dal 1994. Noi abbiamo invece adesso un contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle, dove le rinnovabili sono trattate in un articolo, ma poi nel senso non vengono in qualche modo sviluppate. O meglio, quando abbiamo fatto la puntata con Con la la senatrice senatrice Nisini, Nisini, sì. abbiamo parlato di questa cosa. Lei è stata molto sensibile, la Lega sembra sensibile a queste tematiche e anche il Movimento 5 Stelle dice di aver stanziato un tesoretto per le start-up green, dove ci sono dentro svariati milioni che dovrebbero andare a sostenere proprio questo. Cioè, che significa startup? La startup è quello un po' che è successo dentro Casa dell'Energia. Una startup è una società neonata che in questo caso ha all'interno la concessione per la gestione di Casa dell'Energia e in qualche modo esercita questa attività nel rispetto e nelle prerogative di bando pubblico. Ecco, le startup, se mi mandi quell'immagine sulle start-up si capisce quanto siano veramente importanti. Questo è un articolo del Sole 24 Ore un po' datato, nelle quali dice le corporate investono 31,2 miliardi nelle start-up. Da Leonardo a Enel anche in Italia si muovono i big, che vuol dire anche in Italia. In America si investono fiumi di miliardi sulle start-up. La Silicon Valley è come dire un hub naturale dove sono nate mille, più di mille, quasi 3.000 mi sembra, start-up, e dove vengono confluiti costantemente denari perché è proprio all'interno delle start-up e negli incubatori che nascono i progetti. Cioè, che cosa sono le start-up? Lo start-up è l'incontro tra una mente, ovvero un soggetto, più menti che creano un progetto e che cercano finanziatori come grandi aziende. Quindi io chiedo a Gianni, tu ci avevi già visto lungo quando hai partecipato al progetto di Casa dell'Energia, tu hai in qualche modo dato appunto la start-up iniziale per iniziare il progetto e se siamo qui oggi a parlare e a fare questo ulteriore fantastico programma è anche merito tuo. Ma sicuramente è stato attraverso il sindaco allora che abbiamo ricevuto questa opportunità. Ritengo che per noi è stato anche un impegno importante economico, però credo che per la città di Arezzo riportare alla luce un così importante immobile industriale è stata per me una bella soddisfazione. Poi
dentro il mondo green, come hai parlato te, creare questo concetto di aiutare una start-up a rivalorizzare queste cose sono una bellissima cosa. Un'altra cosa che ci è piaciuto tanto di questo progetto è che dava la possibilità a tante persone di fare incontri, di fare meeting in questo ambiente. Quindi abbiamo cercato di dare alla città di Arezzo, attraverso quello che ci ha concesso il Comune, opportunità importanti per cercare di mettere insieme persone e per fare riunioni, meeting e tutto quello che sono gli sviluppi per il mondo energia. Quindi insomma ci credi nel progetto? Ma ci abbiamo investito, ci crediamo, poi la bravura dipende da te, quanto sarai capace di farlo fruttare. Insomma, così, bravino. No, dicevo, però nel senso il tuo gruppo, tu sei presidente del gruppo Graziella, rappresenti Graziella Holding, con tantissime partecipate che poi operano soprattutto nel mondo del gioiello, e adesso però con l'acquisizione Braccialini ci siamo spostati nella moda. Cioè nel senso siamo andati a far concorrenza ai big all'interno del settore che poi è il settore cardine anche dell'economia italiana, che è appunto il settore dell'accessorio moda. Però tu cosa hai fatto? Hai portato dentro il concetto di moda il green un'altra volta, no? Con la partecipazione e con la vittoria di una parte di bando pubblico, una licitazione pubblica, che si chiama G4F. Ecco, che cos'è il G4F? Ce lo vuoi dire? Ce lo vuoi spiegare? Ma il G4F è una delle cose che noi abbiamo presentato in regione, perché io ritengo che anche nel mondo della moda puntare su tutto quello che è ecologia e che quindi riguarda anche tutti i pellami conciati in maniera ecologica, tutto quello che riguarda i colori di tutti questi prodotti in maniera ecologica, tutto quello che riguarda gli accessori metallici che hanno l'idea anche questi ecologici, è stato uno degli obiettivi più importanti. La mia idea del G4Fashion, come l'ha chiamato te, è cercare di portare il made in Italy delle prodotti di moda come queste delle borse che faceva Braccialini dentro una logica che è veramente evergreen e quindi senza nessun impatto ambientale, prodotto anche con energie rinnovabili completamente. Quindi si parte dalla produzione che deve essere totalmente di energie rinnovabili, si parte dalla conceria dei pellami che deve essere fatta in maniera totalmente ecologica, si parte dall'utilizzo di tutti gli altri componenti che diventano sempre che queste ecologiche. Che cosa creeremo? Creeremo un gioiello made in Italy evergreen 100% ecologico. Quindi nel senso una borsa in questo caso soprattutto che sia completamente ecosostenibile e prodotta con energia rinnovabile, con materiali a basso impatto. Quindi nel senso questo mi sembra già una cosa fatta bene. Okay, quindi l'innovazione diciamo qui è qui diciamo nel processo produttivo. Abbiamo dovuto investire sull'innovazione e qui abbiamo un ospite stasera che di innovazione insomma ci può parlare tanto, e quello è Fabrizio Bernini. Ci si può riallacciare anche al discorso che faceva Fabio Mori, no? sulle start-up, no? Che è un termine che si sente dire ovviamente abbastanza inflazionato, no? Però ci sono anche dei casi anche virtuosi nella nostra provincia, anche dal punto di vista dell'innovazione, a parte il caso ovviamente di cui è protagonista Fabrizio Bernini. Qual è la situazione in provincia quanto a innovazione? Per quanto riguarda l'innovazione, io credo che adesso l'industria, io anche come dice Innovation Lab anche stamani in regione, sta cercando di portare più possibile investimenti e chiaramente anche finanziamenti sia nazionali che regionali per quanto riguarda chi ha voglia, chi ha interesse a innovare. Però ecco, io ribadisco che oggi l'innovazione, non tanto come Industria 4.0, comunque è importante per gli investimenti nuovi, si parla di ipermortamento, superammortamento al 140-250%, anche se ora sembra che vogliano ovviamente abbassare un attimo i fondi, però di fatto l'innovazione non è più una decisione o una scelta, no? Ma un obbligo, perché io credo oggi non si possa più produrre senza innovare, ma per innovare nel senso lato, considerate che io ritengo, anzi sono certo, che da delle statistiche che prima c'era un cambio generazionale che veniva ogni 15 anni, no? Cioè nell'arco di 15 anni si iniziava a cambiare idea sulle cose. Oggi c'è un cambio generazionale e siamo sull'ordine di 3 anni, no? Siamo degli ordini di 3 anni che sono legati ovviamente a queste tecnologie, all'innovazione. Quindi, e questi 3 anni non sono persone, sono loro clienti futuri nostri, no? O comunque persone partecipano a quello che noi faremo con un'azienda. Ecco, per quanto riguarda questo io credo, e sto cercando anche come Confindustria, sa benissimo
anche Gori quanto si sta da fare per far che questo avvenga, nel cambiare la mentalità dell'imprenditore anche, perché l'imprenditore è il primo problema, è un problema che deve capire lui come comunque cambiare la sua azienda ai fini della digitalizzazione e dell'innovazione. Se, non è, se questo non viene capito, oggi qualsiasi cosa uno faccia, fra 8 anni la deve fare in maniera diversa, con persone diverse, con culture diverse. Cioè, posso fare un esempio simpatico, no? Io da una vita che c'è un'azienda, ovviamente, la Zucchetti Centro Sistemi, la ZCS, dove facciamo robotica, facciamo ovviamente sulle rinnovabili accumuli, che sono fondamentali, poi magari ci vorrei rientrare sopra su questo, perché si potrebbe fare veramente le grandi cose sulla parte rinnovabile, e da anni che chiaramente a tutte le persone facciamo, per Natale facciamo il pacco. Quest'anno non faccio nessun panettone, nessuna spumante, insomma, ma regalerò a tutti Alexia, no? Perché? Perché la tecnologia è di Amazon, no? Perché speaker. Oggi sono 3 modelli, c'è un modello di Alexia per quanto riguarda ovviamente Amazon, c'è il Siri per quanto riguarda l'Apple, che tutti sappiamo, e c'è Google Home per quanto riguarda questo. Ecco, considerate che la persona ha preso miliardi di euro nel vendere la sua azienda, che era l'immagine tridimensionale, no? Il riconoscimento tridimensionale di chi ha poi comprato la Apple, eccetera, sta reinvestendo tutti i suoi miliardi che ha preso, le sta reinvestendo sul riconoscimento vocale, ma non inteso come io dico una cosa e lui mi capisce, no? Non c'entra niente, ma come il riconoscimento della password del soggetto. Cioè, vuol dire, al momento in cui io parlerò a un sistema, il sistema sa già come password che sono io, senza che gli chieda nulla e scriva niente. E questo diventa veramente impensabile, non creare e non far capire alle industrie che comunque devono rinnovare e devono ritrovare sull'industria 4.0 il futuro. Tra l'altro erano usciti anche degli studi proprio sulla difficoltà anche di cambi di mentalità negli imprenditori, qualche studio a livello nazionale dove si evinceva questa difficoltà, no? Proprio da parte di chi guida le aziende, no? Di aprirsi al nuovo. Secondo voi perché? Non so chi, anche da imprenditore, Gianni Gori, perché c'è questa volta resistenza? Ma io credo che un imprenditore che non è lungimirante, che non è visionario, non è un imprenditore, che a lungo può far vivere le proprie aziende. Quindi colui che non pensa all'innovazione, che non pensa di essere sempre, come dico io, un giorno avanti agli altri, non può fare l'imprenditore al mondo di oggi. Corre talmente veloce con le tecnologie che tu sei obbligato a pensare in maniera diversa a quello che era l'imprenditore di 20 o 30 anni fa, che viveva in tempi di evoluzione di mercati completamente molto più lenti. Oggi il mercato in 6 mesi, ogni 6 mesi si rinnova completamente. Quindi questo è veramente un'altra cultura, un altro modo di vivere. Lo dicevano sempre, però se mentre prima le cose avvenivano in 10 anni, oggi avvengono in 10 mesi, e allora non è più la stessa cosa. E quindi l'imprenditore deve essere molto più forte nell'innovazione, molto più pronto a investire e molto più pronto a seguire quello che sono i trend nuovi di mercato, e quindi ha l'obbligo di essere un visionario. Jacopo Magrini, anche nel campo vostro, no? Di Grazia Green Power, anche qui la spinta innovatrice è alta. Beh sì, chiaramente le rinnovabili non hanno tutto lo stesso grado di maturità tecnologica. Ci sono delle fonti che hanno raggiunto la piena maturità, ad esempio il fotovoltaico o l'eolico, ce ne sono altre che invece possono essere migliorate sia in termini di efficienza sia in termini di compatibilità ambientale. L'Italia sta puntando moltissimo sul fotovoltaico. Prima Fabio ha fatto riferimento alle forze politiche che attualmente ci governano, quindi Lega e 5 Stelle. Per esempio i 5 Stelle sono sicuramente a favore del fotovoltaico, un po' meno per l'eolico, e magari sono meno propensi ad altre fonti. In realtà il giusto equilibrio, quindi il giusto mix energetico, è composto da tutte le fonti rinnovabili, che vanno adeguatamente valorizzate e, diciamo, perseguite come in termini di obiettivi. Noi, lato nostro, abbiamo iniziato ad investire nelle rinnovabili nel 2010, quindi in 8 anni abbiamo fatto molta strada. Sono i risultati, naturalmente, che ce lo dicono, anche in termini di innovazione. Abbiamo vinto due progetti, uno europeo dell'Horizon 2020 per la geotermia, e uno insieme proprio a Fabrizio per quanto riguarda invece le capacità di accumulo e gestione degli accumuli per le rinnovabili, che
ricordiamo, sono fonti rinnovabili intermittenti e quindi proprio per questo non sono in grado di garantire H24 l'energia che producono. Quindi naturalmente si devono studiare sistemi efficienti per poter poi rendere questa energia fruibile nell'arco della giornata. Nella geotermia, per l'altro progetto europeo, abbiamo fatto una grossa scommessa per quanto riguarda la realizzazione di questi impianti a ciclo binario a emissioni zero. Questa è una caratteristica decisamente importante, quindi gli impianti geotermici che noi proponiamo, a differenza di quelli che sono attualmente presenti nel territorio italiano e soprattutto in Toscana, non hanno emissioni aeroformi e quindi sono, diciamo, dal punto di vista della compatibilità ambientale, hanno il massimo rispetto per l'ambiente, e proprio con queste caratteristiche siamo riusciti ad aggiudicarci, insieme ad altri 16 partner europei, un progetto da 17 milioni di euro di finanziamento che serve proprio per finalizzare questo tipo di tecnologia ad impatto zero. E complimenti allora. Ci fermiamo un attimo e ripartiamo dopo la pausa. Di nuovo insieme dalla Casa dell'Energia. Allora, Fabio Mori, vogliamo ripartire da che cosa? Guarda, questi interventi che poi abbiamo sentito adesso sono stati interventi molto interessanti. Innanzitutto perché hanno fatto vedere come l'innovazione deve passare anche per una svolta green, no? Cioè non si può innovare qualcosa senza passare dalle energie rinnovabili, soprattutto perché anche il nostro livello di depauperamento del nostro ecosistema fa veramente paura. Ecco, io volevo chiedere una cosa a Jacopo, cioè che cosa rappresenta per te la geotermia nuova, cioè quella che ci hai descritto e quella nella quale anche qui a Casa dell'Energia ci stiamo investendo tanto a livello di marketing, cioè la partnership con Magma Energy Italia, che è una società che Graziella Green Power ha acquisito per circa il 50%, l'altra è partecipata da un altro gruppo canadese e la tecnologia è islandese. Da te, che sei un esperto, diciamo, del settore, che sei un ingegnere, che cosa significa geotermia a totale reemissione del fluido e perché è veramente buona e perché invece si differenzia da quella che è stata fatta fino ad ora, che portava le piogge acide e bucava i tetti sulla Miata? Ecco. Qual è il problema? Che è successo? Ma preferirei non parlare di geotermia buona e geotermia cattiva. Diciamo che la tecnologia ci ha dato una mano, indubbiamente ci ha dato una mano. Dobbiamo ricordare che la geotermia, soprattutto in Toscana, è utilizzata e valorizzata dai primi anni del Novecento, quindi ormai sono più di 100 anni che l'energia geotermica viene utilizzata sia per il calore inizialmente e poi naturalmente per la produzione di energia elettrica. Le tecnologie oggi permettono, a scapito di un minor rendimento naturalmente, di utilizzare il fluido geotermico in maniera più corretta dal punto di vista ambientale. Lo spiego in poche parole. Il fluido nel nostro caso viene prelevato a 3,5 km di profondità, quindi andiamo a cercare vapore, viene portato in superficie, ma non vede mai la luce del sole, quindi non entra mai in contatto con la superficie, perché entra in uno scambiatore, cede il proprio calore a un fluido di lavoro secondario che è atossico e non infiammabile, quindi non ha assolutamente nessun impatto ambientale, e poi viene, con una tecnica particolare che è oggetto di brevetto tra noi ed Engie, che è il nostro partner francese, una multinazionale francese che si occupa di energia e stoccaggio di gas, che ha creduto nel progetto fortemente e ci ha chiesto di brevettare questa tecnica, quindi viene reiniettato nel punto dove viene prelevato. Quindi abbiamo un circuito chiuso nel sottosuolo e un circuito chiuso per la produzione diretta di energia elettrica. Ecco che la tecnologia in questo caso ci permette di valorizzare la temperatura prelevata dal cuore della Terra, quindi dalle profondità della Terra, per poi produrre energia elettrica in maniera totalmente pulita. Quindi questi impianti sono naturalmente compatibili con l'ambiente e anche dal punto di vista paesaggistico hanno una completa, come dire, aderenza al territorio dove vengono realizzati, perché non ci sono torri evaporative, non ci sono vapordotti e quindi lo stabile può essere tranquillamente confuso per una
diciamo cantina di quelle che vanno tanto di moda nei nostri posti, quindi chiaramente questo è un grosso vantaggio per la diffusione della geotermia. Geotermia che può dare un validissimo contributo in termini di calore ed energia elettrica, perché lo voglio ricordare, si preleva fondamentalmente del calore che poi viene convertito in energia elettrica, e quindi diciamo, ben vengano queste tecnologie. Volevo tornare sul discorso anche degli accumuli che riguardavano le rinnovabili, no? Con Fabrizio Bernini, che voleva, credo, raccontarlo meglio. Sì, no, io credo questo, io credo che oggi noi facciamo impianti ovviamente da 3 anni, da quando è scaduto ogni incentivo di Stato, per capirsi, perché c'era tanto di quel mercato gonfiato, di quel mercato chiaramente, considerate che un watt di pannelli solari, mi ricordo 10 anni fa, costava circa 6 euro. Sai quanto costa ora? 30 centesimi. No? Tanto, abbiamo 200 euro chilo. Quindi si arriva a dei livelli veramente che sono incredibili. Ecco, però da qualche anno mi sono dedicato molto su questo e sulla parte dell'accumulo per un motivo molto semplice. Perché io credo, soprattutto con l'abitativo, che io è vero che genero energia sul tetto. Considerate che quando si parla di 6 kW di pannelli, si parla circa di 12, 6 kW sono circa 24 pannelli, no? Se non vado errato. Quindi che sono capace di generare complessivamente circa 224 kWh al giorno, più o meno. Queste sono più o meno le statistiche qui da noi in Toscana. E questi 24 kWh al giorno, nel momento in cui uno non è in casa, non è, chiaramente vengono dati ai gestori. Il gestore chiaramente dice, ma io al momento in cui te me le dai non c'è nessuno che consuma, quindi si disperde l'energia, quindi è anche un peccato questo. Quindi si sta avendo un grosso successo su questo, sull'accumulo. Perché? Perché comunque io al momento in cui vedo che quello che io sto generando in casa sta andando verso il gestore, io lo metto in batteria. Batterie possono essere fino a 24 kW, 30 kW, che entra più o meno nella dimensione di un metro, di 50 cm per un metro, quindi è una roba molto piccola. Litio, chiaramente batterie durano 10 anni, però il vantaggio grosso qual è? Che al momento in cui rientro in casa, la sera che vedo l'ENI mi rientra in funzione dei miei carichi, la batteria ferma il gestore e mi riporta in casa quello che ho nella batteria. Però quello che a me affascina ancora di più di questo, che comunque quindi è tutto quello che io oggi riesco a generare, lo autoconsumo. Questo è estremamente ovviamente interessante, ma ancora più interessante è il fatto che io credo molto a un Facebook che lo chiamo energetico, no? Che serve una comunità sull'energia solare. In che senso? Sull'accumulo. Cioè al momento in cui io ho 10.000 o 100.000 diciamo impianti, mettiamo 100.000 impianti anche 10 kW, è un'ossa folle, i gigawatt che ho ovviamente accumulato nel tetto, singolarmente in ogni famiglia, in ogni casa. Però qual è il concetto? Il concetto che già in Germania sta funzionando è che poi posso gestire, o si può gestire, o un gestore può gestire ovviamente questo Facebook esercito in funzione del fatto che io dica, io ho 20 kW a casa, stasera non torno, non ho bisogno di caricare la mia macchina e posso darlo a disposizione della comunità. E questa comunità chiaramente fa sì che questi 20 kW, che io so che domani c'è il sole, me li rigenero, non ho bisogno, li metto a disposizione. E chi ha bisogno invece la sera per caricare una Tesla ad 80 kW, per capirsi, se la prende e la porta nella Tesla. Ma non c'è un consumo o uno scambio di economico, no? Ma c'è semplicemente uno scambio energetico che, dato il fatto che quello accumulato stasera non lo uso e lo do alla comunità. Questo è una cosa che io ci credo veramente, ma veramente tanto. Anche oggi ho parlato a Firenze con persone che sono vicino ovviamente al governo per cercare di realizzare questo, e c'è dei cavilli solo legislativi, che al momento in cui questi cavilli legislativi vengono meno, questa cosa è possibile. Ed è una ricchezza ovviamente per tutti, fermo restando che senza oggi l'accumulo l'infrastruttura cede, cioè vale a dire, se io a Arezzo ci fosse 200 Tesla da caricare in 20 minuti, Arezzo probabilmente va in buio, no? E quindi è chiaro che se io 200, non ho... Non 2.000 o 20.000, no, 200, non so benissimo, basta 200 Tesla che Dio, io in 20 minuti però le voglio ricaricare tutte le 84 kW insieme, ecco che Arezzo non c'è l'infrastruttura rega. Quindi io credo molto che in futuro, chiaramente io richiamo, ogni casa sarà a pile, per capirsi, cioè ogni casa avrà il suo accumulo che gli permette di essere autonoma nell'inserire o nel generare energia, ma in tempi estremamente brevi e tempestivi per la ricarica. Allora quindi
Una promessa di Fabrizio Bernini è ce lo mette a casa dell'energia lo storage, vero? Sì, questo sarebbe, questo, no, questo sicuramente non diventa un problema, questo non diventa un problema, non diventa un problema, no, vero. Ecco, per esempio, in questo momento l'energia si sta consumando, viene dal gestore, invece con un accumulo da 15-20 kW, che tra l'altro il litio ferromagnesio sta diminuendo sempre di costo da paura, cioè considerare anche quello. Fabrizio, visto che hai detto questa cosa, quanto costa 6 kW accumularlo? Un impianto? Ma oggi faccio esempio, qualche anno fa il kilowatt costava qualche migliaio di euro a kilowatt, oggi siamo nell'ordine di 400 euro a kilowatt. Quindi 6 kilowatt una famiglia spende 2.400 euro. Di accumulo sicuramente di accumulo. Sì, si ha già l'impianto fatto. Cioè. Questo secondo me è estremamente interessante perché chiaramente dobbiamo sempre diminuisce distinguere sempre tra più. Energia e potenza, perché sì. I 6 kilowatt non kilowattora. Significa che se io metto... Io prima lavoravo per Jacopo, dopo mi ha licenziato. Sì, sì, perché gli avvocati in ambito ingegneristico... Ci stanno qualche problema. Ho potuto imparare veramente che cosa si fa, cioè l'energia rinnovabile, la sfida è a livello urbano. Cioè come facciamo veramente a ridurre le emissioni di CO2? È quello di metterselo ognuno sulla propria casa, ragazzi. Cioè il grande impianto... Sì, ok, va bene a livello industriale, però se uno vuole abbattere veramente le emissioni di CO2 deve mettere gli impianti in casa, deve metterli sul tetto, deve cominciare ad alimentare le case o i gruppi di case, come diceva prima Fabrizio, tramite storage, tramite geotermia bassa e media entalpia, creare quindi delle case, come è appunto casa dell'energia, che siano indipendenti dal punto di vista energetico, meglio che ci tendano, no? In Europa siamo un falline di coda, svegliamoci perché è il momento di svegliarsi, innoviamo e sentiamo quello che hanno da dire questi imprenditori, perché è il momento di svegliarsi. Ecco, faccio un esempio poi velocissimo. Noi abbiamo fatto un stabilimento nuovo, no? Sono 3.000 metri, sono un grande stabilimento. Fuori abbiamo messo delle piante, eccetera, per il discorso di non far arrivare il sole sulla parete, che chiaramente risparmia energia. Anche questo è un risparmio anche in questo senso, perché il presidente dello stabile è sempre all'ombra, per capirsi. E abbiamo messo 80 kW sul tetto. Io ho detto, proprio ieri sera, lui dice, scusate, ma tutti questi LED avete messo fuori, che sono una cosa infinita, perché sono 4 piani e di 70 metri, 80 metri di lunga, quindi si parla di 300-400 metri di LED a giro, perché sembra una nave a fare le note. Ma quanto consuma? Diciamo, guarda, consumerà 3 kW sul LED, su qui, sul là. Ho capito, allora mettiamo 12 kW di accumulo al giorno, visto che 80 kW cerca di darlo all'Enel perché non ci basta. Ecco, per dire, a questo punto diventa autonomo un impianto che sia giorno con la produzione, con tutti i computer, eccetera, che è autonomo, ma è autonomo anche la notte perché con accumulo che, ripeto, ha sempre un costo più basso, riesce ad essere indipendente. Poi parla anche del nostro progetto, dai, ormai che abbiamo fatto questo progetto grande insieme. Jacopo, questo non è una cosa... Beh, insomma, abbiamo un progetto proprio con Fabrizio. Ma stimolato molto. Perché questo di casa dell'energia è una startup falsa? No, questa è startup piccola, quella... qualche sassolino stasera. Ma scusami, non lo so. Quella è una startup innovativa vera. Il progetto è davvero interessante e punta a sviluppare un sistema integrato per la gestione dell'accumulo, non anche per il residenziale, ma non solo per il residenziale, anche per grandi impianti, perché la nostra idea è quella di provare delle batterie basate su, diciamo, dei processi chimici un po' diversi, batterie quindi a liquido, a flusso, che sono in grado di separare la parte di capacità di accumulo da quella di erogazione di potenza. Quindi in questo caso potremmo accumulare piccole, grandi capacità di carica e erogarle o in tempi molto rapidi o in tempi molto brevi, a seconda della potenza che possiamo, che vogliamo fornire all'utente. Ecco, l'esempio per caricare la Tesla qui è calzante, quindi dove lì abbiamo bisogno di cariche molto rapide, molto grandi in tempi rapidi. Quindi sono batterie particolarmente indicate proprio per gestire grandi capacità di accumulo. Questo necessita naturalmente di tutto un software, un sistema di gestione adeguato, e quindi ci siamo trovati bene proprio per le competenze che le nostre aziende hanno. Volevo tornare un secondo sull'idea di Fabrizio, che è davvero interessante, quella del consorzio, diciamo così, di autoconsumo. Sì, sì. Perché questo, se i numeri poi fossero rilevanti, serve anche a diminuire, se vogliamo, la capacità di accumulo che ognuno deve installare.
perché lo scambio immediato di energia, che quindi può andare direttamente da chi la produce a chi in quel momento, in quell'istante l'autoconsuma, poi di fatto diminuisce la capacità di accumulo che ognuno di noi poi dovrebbe gestire o mettere in casa per non immettere energia in rete. Quindi è un'idea molto, sicuramente molto valida, che il legislatore dovrebbe in qualche modo accelerare o agevolare. Questo è. Ci fermiamo un secondo e torniamo subito. Di nuovo insieme qui dalla Casa dell'Energia con Negozio Bianco. Prima di ridare la parola a Fabio, ho una curiosità, perché alcune compagnie che appunto forniscono, no, l'energia, diciamo che la pubblicizzano dicendo è energia da fonti rinnovabili, no? Quella che arriva a casa. Io mi sono sempre chiesto, no? Cioè è diciamo una sorta così di marketing, perché come fanno a sapere che proprio quella che arriva a casa tua è rinnovabile? No, quindi no, la cosa mi puzzava un po', no? Non no, so, di, non, è, eh? Non è così. Tipo, ma ce ne sono diverse. Diciamo che se uno volesse identificare il kilowattora consumato a casa come, sì, energia rinnovabile, non è possibile. È un'operazione di marketing anche intelligente. Questo non vuol dire che l'azienda che vende energia, sì, come tutta rinnovabile non ne abbia in possesso, certo. È semplicemente matchare la quantità presa da quell'utente, consumata da quell'utente, con tutta quella che ha a disposizione chi dispaccia energia. Quindi la somma di tutti i clienti che richiedono energia verde fa scopa, diciamo così, con quella che ha a disposizione il dispacciatore, comunque il trader di energia. E quindi in questo senso si può dire che vende solo energia verde. L'energia verde è solo quella che si accumula dal proprio impianto, su quella siamo sicuri che l'energia sia rinnovabile, che quindi non, diciamo, è solo l'autoconsumo di fatto. Fabio. Sì, io volevo parlare di una cosa. Noi abbiamo parlato tanto di produrre energia, ma parliamo di ESCO, no, di escort, ESCO. Cioè, che cosa vuol dire ESCO? No, che non è la prima persona. Cioè, ESCO, le società che fanno ESCO, che fanno risparmio energetico, che fanno energy service, cioè che cosa significa? Entrano dentro casa tua e ti dicono: guarda, tu puoi ridurre i tuoi consumi da X a Y. Come fanno? Mettono tutta una serie di accorgimenti dentro, che sono anche accorgimenti tecnologici, che sono la domotica, che sono tutta una serie di interventi, sì, sui cappotti degli edifici, la riduzione dei consumi, il cambiamento delle luci da calde a fredde. Ecco, Jacopo c'ha anche una ESCO. Che cos'è? Ce lo dici? Come fai? Certo. L'Energy Service Company è una società che offre servizi di efficienza energetica. Tu sei un esempio in cui la nostra ESCO ha fornito un impianto fotovoltaico sulla copertura dell'edificio, e quindi tramite quella tu riesci a minimizzare o comunque a ridurre i consumi di energia dal fornitore, quindi da Enel in questo caso. Non hai acquistato tu stesso l'impianto fotovoltaico, ma paghi un canone. Quindi diciamo che il tuo risparmio energetico viene condiviso con il mio utile. Ecco, quindi proprio perché non hai voluto fare o non sei in grado di fare un investimento di questo tipo. Quindi ecco, queste società offrono servizi energetici, normalmente risparmio energetico, prendendosi una parte del tuo risparmio, quindi si ripagano con una parte del tuo risparmio. Quindi se vogliamo riassumere cosa fanno le ESCO in maniera molto, molto semplice, quindi fanno l'investimento al posto di chi ha bisogno di risparmiare energia e guadagna con una parte del risparmio conseguito. Io non ho neanche i soldi per pagargli le rate dell'impianto, figuriamoci come sono messo. Comunque dicevo, il concetto è importante, cioè produrre energia rinnovabile e anche risparmiare l'energia in maniera intelligente. Quindi anche questo è l'invito a tutti. E questo è culturale, certamente. Esatto, quindi nel senso anche diciamo la nostra parte politica dovrà sicuramente andare anche a fare un'attività di questo genere, cioè la sensibilizzazione. Com'è che si fa sensibilizzazione? Con strutture come Casa dell'Energia, cioè con strutture che fanno meeting, che creano congressi, che chiamano le scuole e gli dicono: guarda, tu insegnante, tu preside, tu amministratore locale, fai vedere come a livello urbano si può risparmiare e rispettare l'ambiente. Questo è fondamentale. Faccio un esempio. Noi abbiamo una divisione di robotica che andiamo ovviamente su robot a venderle un po' in Europa, però c'è una cultura sui giovani, per esempio, che è impressionante. Voi considerate che solo in Europa adesso
si parla di giardinaggio, si parla quindi di macchine taglierba termici, taglierba, che c'è un crollo annuale di un 30% del termico contro un aumento del 30-40% dell'elettrico. Ma è una cultura che viene da giovani, viene veramente da una cultura che nasce da qui, dal fatto di venire qui a capire come funziona, perché io come sarò domani. Quindi questo è veramente interessante. Fermo restando poi, ovviamente, nuove tecnologie, sta parlando, se magari qualche volta poi si può vedere, sul discorso della rete mesh, la rete Bluetooth mesh, non più Bluetooth punto punto, no? Dove si viene fuori, e noi lo stiamo facendo in azienda, dove viene fuori che, per esempio, il cablaggio di ogni oggetto LED, per esempio, anche, che già di per sé consuma meno ovviamente del vecchio filamento, però si riesce con un portachiavi a farci seguire in funzione del bisogno la mia energia. Cioè io vado in una stanza e dico, quando sono in questa stanza e è buio e ho bisogno di energia, io accendo solo quello e quello. Ma rientri te con un portachiavi, basta, che entri e si accende anche quello, perché quando ci sei vuoi tutti e tre accesi. Cioè quindi praticamente è un cablaggio dinamico in funzione del movimento del soggetto. E anche questo è il futuro, e i giovani, chiaramente questo piace moltissimo, e i giovani solamente sono quelli che nel futuro richiederanno energia pulita, energia rinnovabile. È proprio quello poi che Casa dell'Energia sta facendo, no? Anche stasera c'è un esempio calzante, cioè aver chiamato imprenditori che possono, uno ovviamente aiutare la struttura, che l'hanno già fatto e lo continueranno a fare, spero, e l'altra parte imprenditori come Fabrizio Bernini, che ovviamente fanno dell'innovazione, come dire, il fiore all'occhiello della propria attività, e hanno un indotto positivo su tutto il territorio, cioè ci dicono un po' come migliorare e come farlo sul serio, insomma. E io credo che questo tipo di connubio, questo tipo di partecipazione come Casa dell'Energia con questa imprenditoria virtuosa possa fare da eco, da cassaforma poi baritonante in tutta la città, passando poi anche per questo mezzo televisivo, che è il mezzo televisivo del futuro, no? Chiedo a Gianni Cori, ecco, la storia di Graziella è stata ed è continuata ad essere vincente anche da quando, no, ha scelto di diversificare le proprie attività, di aggiungerne altre a quella tradizionale. Ecco, com'è nata questa scelta, e anche qual è l'impatto dell'innovazione, ad esempio, nel settore, ecco, principe per Graziella, quell'oro? A me è sempre piaciuto cercare di avere un'azienda, come ho detto prima, un po' visionaria, lungimirante, soprattutto che basava sul rispetto dell'ambiente e su quello che sono risparmi energetici in senso generale. Noi nel 2000 già avevamo impianti di cogenerazione, e quindi quello era già un grande approccio nostro. Avevamo un evaporatore che, grazie al calore del cogeneratore, continuava a evaporare l'acqua che era generata dal nostro sistema di produzione Orafo. E quindi io amavo tutte queste cose di efficienza in senso generale. Nel 2008 ho messo il mio impianto fotovoltaico nel tetto, e da lì ho visto che anche sul settore delle energie rinnovabili da impianti fotovoltaici, oltre ad avere la logica che dicevo prima di efficienza e di miglioramento green in senso generale, c'era un bel impatto dal punto di vista economico. Quindi da lì è nata la mia voglia di diversificare nel mondo green dal punto di vista fotovoltaico. Attraverso Jacopo Magrini, il nostro amministratore delegato, poi abbiamo, oltre che nel settore fotovoltaico dove abbiamo investito oltre 120 milioni in 4 anni, siamo passati a quello geotermico, mini eolico e un piccolo impianto di biomasse. Niente, quindi lì è stato sempre la mia voglia di essere, come posso dire, sia attento all'industria, ma è attento molto anche all'ecologia e logicamente lungimirante sugli investimenti. Invece nel settore orafo quanto è difficile oggi, diciamo, continuare a ritagliarsi lo spazio anche che Graziella ha sempre avuto? Il settore orafo è molto più difficile, perché culturalmente nel mondo occidentale non si consuma più oro, non si compra più oro nelle case. Questo è diventato, per chi aveva un'azienda piccola, una difficoltà estrema di andare a vendere, perché fino al 2005-2008 prendevi la tua valigia e andavi a vendere a Roma, a Milano, a Roma, a Napoli o in Sicilia. Oggi in Sicilia non si va più a vendere, a Milano non ci si va più a vendere. Chi non ha avuto la capacità di essere dimensionalmente pronto ad aggredire mercati esteri, che sono cose veramente difficili, si trova enormemente in difficoltà. Poi vendere
oro è una cosa, vendere oro con un proprio brand sopra il proprio prodotto è un'altra cosa molto più difficile. Però oggi, se tu non hai il tuo proprio brand anche in ogni singolo item che tu vai a vendere, sei in mano ai grossisti. E questa cosa qui non è bella. Quindi il nostro settore orfa è veramente cambiato negli ultimi 10 anni in maniera esagerata. Oggi ti devi internazionalizzare, devi essere un marchio e devi andare a cercare i mercati molto lontani, non più i mercati anche come poteva essere una volta la Francia o la Germania. Quindi è stato un cambio culturale enorme e ci sono delle enormi difficoltà per tutte le aziende medie e piccole che non hanno avuto questa visione di potersi aggregare, di potersi fare marchio e di andare all'estero a vendere. Le fiere hanno un senso, diciamo, oggi anche quelle che facciamo noi? Le fiere che facciamo noi ne hanno un po' meno. Sinceramente, purtroppo, l'ho detto prima, il mondo si è evoluto così tanto anche nel mondo orafo che la stessa fiera di Vicenza è diventata una fiera poco attendibile e poco importante. Figuriamoci, la più piccola che quella della nostra di Arezzo. Una volta contavano molto perché venivano tutti i grossisti italiani, tutti i negozianti italiani a comprare ad Arezzo, andavano a comprare a Vicenza 2, 3, 4 volte l'anno. Oggi i buyer veri dei grandi catene di negozi non vanno neanche più volentieri a Vicenza o ci vanno molto meno e andrebbero molto più volentieri a Milano dove c'è il mondo della moda. Purtroppo secondo me l'approccio che abbiamo avuto, l'accordo che abbiamo avuto con Rimini ha salvato Vicenza, ma non è stato così lungimirante da poter far sì che le fiere si siano internazionalizzate dove c'è l'unico hub vero di tutte le fiere del mondo che è Milano. Quindi cioè, questo problema che abbiamo anche con Arezzo Fiere non sarà di facile soluzione. Ma non è di facile soluzione perché, ripeto prima, l'accessorio gioiello è un accessorio moda, non è più un concetto. Il food lo fai volentieri a Rimini, il gioiello lo facevi una volta quando si vendeva l'oro in Italia o in Europa a Vicenza, oggi il gioiello è moda e lo devi fare a Milano. E questa sarebbe l'unica visione che io portavo avanti quando ero in associazione industriale dal 2008 che ci sono entrato dentro, però ci sono tante battaglie politiche da vincere e Arezzo ha fatto bene a aggregarsi con Vicenza e Vicenza ha fatto bene a aggregarsi con Rimini, ma è una visione di breve periodo perché non sarà la fiera del futuro questa. Presidente Bernini, questo sarà uno dei nodi, il nostro territorio ovviamente anche a questo settore orafo, fieristico, no? È particolarmente legato e i settori innovativi magari hanno altri tipi di sbocchi, no? Sì, già, diciamo che l'innovazione, la tecnologia ovviamente è molto diversa perché chiaramente il mondo orafo è un mondo di manufatturiero, no? Perché poi il prezzo non lo fa chi fa l'oro, ma lo fa l'oro, quindi è chiaro che si parla poi solo della lavorazione e credo sia effettivamente un mondo difficile, comunque non di facile soluzione a breve, no? E per quanto riguarda la tecnologia è chiaramente tutto molto più facile, anche se nell'azienda oggi è fondamentale, io credo sempre, anche come Presidente di Confindustria Arezzo, di portarlo sempre come bandiera, il fatto di cercare di diversificare in funzione della conoscenza. Quindi io credo effettivamente che Grezzelli abbia fatto bene a diversificare perché è un modo anche di far capire agli altri che definizione. Fermo restando la parità anche di conoscenze e di, io per esempio in un'azienda ho fatto 5 divisioni, ogni divisione però è legata a un suo manager, a un suo responsabile, e tutte e 5 stanno andando bene sulle rinnovabili, sull'innovazione ovviamente robotica, sulla parte chiaramente che riguarda il software che è poi il nostro core business primario, però ecco, con il software puoi programmare un gestionale, programmare un microprocessore, programmare una batteria di accumulo, non è che puoi cambiare il mondo, un'app per gestire ovviamente una rinnovabile. Quindi è chiaro che è più facile, questo è anche Arezzo, dovrebbe investire secondo me molto ma molto di più anche nei giovani, anche nelle start-up come si diceva prima, per far sì che comunque anche come territorio sia diversificato. Non, per esempio il Valdarno in questo ne subisce un po' meno rispetto a Arezzo, perché il Valdarno bene o male ha delle diversificazioni, sia di moda, poco oro in questo senso, però poi c'è la tecnologia, però c'è la meccanica, però c'è, mentre Arezzo si è molto concentrato sull'oro e ora dovrebbe in qualche modo anche ridiversificare anche su altri settori o altri campi ovviamente. Ci fermiamo e poi le conclusioni.
Allora, siamo davvero in conclusione. Fabio, a te... Ragazzi, io faccio un appello finale. Oggi è stata una puntata dove abbiamo visto quanto conta l'innovazione, quanto conta la diversificazione, quanto conta la visione ad ampio raggio e quanto conta la partecipazione tra imprese grandi e start-up, spin-off. Quindi io chiedo, diciamo, faccio un appello ovviamente agli imprenditori che sono qui stasera, ma anche a quelli che ci stanno guardando, che sono molti. Cercate di investire su un tessuto cittadino, su un tessuto sociale ad ampio raggio e cerchiamo tramite l'imprenditoria di creare appunto un'imprenditoria sociale, cioè abbiamo e dobbiamo avere una ricaduta positiva su tutta la popolazione. Che ne pensi, Fabio? Sono d'accordo con te, penso, credo anche i nostri ospiti, no? Sì, io credo non ci sia. Bene. Io ringrazio davvero Gianni Gori, Fabrizio Bernini, Jacopo Magrini di essere stati qui con noi. Complimenti davvero a queste tre eccellenze della nostra provincia. Grazie a Fabio Mori. Grazie e a voi. Ci rivediamo la prossima settimana.